nono anno di pedagogia della resistenza, 9 anni del laboratorio di pedagogia e l'antimafia nato qui all'Università della Calabria il 23 maggio del 2011 nell'Aula Solano. Questo pomeriggio ha preso avvio diciamo l'ennesimo anno di lavoro che ci vede protagonisti con questo tentativo un po' eretico di costruire un modo diverso di fare pedagogia e di fare educazione. Nello specifico del pomeriggio odierno abbiamo discusso a voce alta con due figure importanti diciamo dell'educazione dei nostri giorni: Don Pino De Masi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani e coautore di Lettera ad una professoressa. Con loro cosa abbiamo fatto? Nel merito abbiamo tentato di riflettere sull'antimafia come metodo pedagogico. Che senso oggi ancora ha utilizzare la parola antimafia? Come la possiamo declinare? In che modo possiamo costruire una scrittura collettiva contro il fenomeno criminale di matrice mafiosa? Ecco, dall'Aula Solano, dall'Aula Teatro, di tante iniziative degli ultimi 9 anni, parte ancora una volta da Arcavacata il tentativo di rappresentare l'educazione in una maniera non paludata, non conforme al linguaggio del potere dominante, ma attraverso quella forma di eresia che Luigi Ciotti ci invita a considerare come verità errante, come una verità da ricercare, come uno strumento per metterci in discussione. Prima intervista a Don Pino De Masi, subito dopo chiudiamo con Edoardo Martinelli. Lezione di Don Pino De Masi qui all'Università della Calabria sull'antimafia come pedagogia del noi. Allora, cosa vuol dire Don Pino? Ma credo che per sconfiggere le mafie è importante educarci al noi collettivo. Fin quando non facciamo il passaggio dall'io al noi, dalla O alla E, noi non sconfiggeremo mai la mafia, per cui credo che sia importante quello che abbiamo fatto oggi, questo sforzo di educare i ragazzi proprio alla pedagogia del noi, all'impegno collettivo, perché le mafie non opprimono solo le singole persone, le mafie opprimono tutta la comunità, le mafie sono contro il bene comune e allora dobbiamo opporci in modo veramente solidale e comunionale. Questo lo facciamo nella misura in cui prendiamo coscienza anche e soprattutto di quello che sono le mafie. Ecco, credo che oggi abbiamo aiutato i ragazzi a scoprire le mafie che sono attorno a noi e la mafiosità di comportamento che è dentro di noi. Due aspetti su cui dobbiamo lavorare e che diventano importanti per costruire comunità libere, libere da tutto ciò che ci opprime, libere da chi offende la dignità degli uomini, liberi da chi continuamente cerca di far passare i diritti della gente per favori. Allora, un'ultima battuta sull'antimafia in Calabria. Quali sono le prospettive, no? Le possibilità reali di contrasto culturale al fenomeno mafioso? Tu negli anni hai costruito un modello molto forte su un piano economico, no? E su un piano educativo, quindi una società alternativa. Ce la facciamo a farne fino in fondo in maniera collettiva un movimento? Ma io credo che è possibile questo, anzi dobbiamo mirare a questo. In tanti cominciamo magari a non parlare, a non utilizzare il termine antimafia, che oggi è un termine molto bistrattato e interpretato in un modo molto variegato. Io credo che tutti dobbiamo lottare per il cambiamento e la pedagogia degli oppressi di Freire ci aiuta in questo: l'umanizzazione, la coscientizzazione e la prassi. Ecco, sono i tre aspetti che ci aiutano a costruire una Calabria diversa, a costruire una società diversa. Allora la mia storia nasce da qui. Nasce dall'essere riuscita a riappropriarmi del mio ruolo di cittadino. Perché? Perché anch'io ho visto, ecco, ero ragazzo, quando
ho visto in una cittadina quale la mia i morti ammazzati per strada per una faida, quando ho capito che quelle che noi chiamiamo mafia e che chiamiamo 'ndrangheta era di fatto l'oppressore e la negazione del cambiamento nella mia città, lì ho scoperto che non potevo stare a guardare, perché stare a guardare significava adeguarsi a quel sistema, significava non diventare protagonista del cambiamento, non diventare soggetto attivo del cambiamento. Questo ha significato poi, ecco, un lavoro di coscientizzazione per me e per gli altri. La coscientizzazione che per me ha significato, una volta diventato prete, incominciare a denunciare, a chiamare le cose per nome, ad avere il coraggio di denunciare i soprusi. Noi pensiamo alla pratica delle deleghe, pensiamo alla pratica delle raccomandazioni, che non fanno altro che di fatto non tutelare i diritti, perché se si va avanti con la delega e con la raccomandazione, il mio diritto non esiste più, e il diritto di chi si prostra, si prostituisce alla raccomandazione e alla delega, non diventa diritto ma diventa favore. E questa è la logica delle mafie. Allora la coscientizzazione parte da qui, parte dal prendere coscienza che io sono un cittadino con diritti e con doveri, con diritti e con doveri, ed avere il coraggio di tutelare i miei diritti con la denuncia. Sì, con la denuncia. Perché se io non riesco a fare questo, noi assistiamo, ecco, a quella rassegnazione, assistiamo a quelle situazioni che di fatto hanno fatto sì che le nostre cittadine si svuotassero, perché molti dei nostri familiari, molti dei nostri amici sono scappati perché non hanno voluto prestarsi alle vessazioni, ma sono scappati, non è questa la strada. Cioè, chi non ha il coraggio di denunciare, chi non ha il coraggio di dire le cose come stanno, non è possibile che lavori per il cambiamento. Però la coscientizzazione passa attraverso diritti, di riappropriarsi dei propri diritti, Barbiana cosa ci insegna? Cioè, un diritto all'istruzione negato dalla scuola pubblica è diventato però di fatto diritto, perché quei ragazzi, insieme al priore di Barbiana, sono diventati protagonisti. In un secondo momento hanno fatto l'altro passo, no, della denuncia chiara e tonda, però intanto è il sano protagonismo dei ragazzi che ha fatto sì che per loro l'istruzione non fosse una chimera ma diventasse una realtà, diventasse concretezza. Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani e coautore di Lettera ad una professoressa. Allora Edoardo, la scrittura collettiva contro le mafie, cosa potrebbe essere come suggestione? Beh, intanto la scrittura collettiva di per sé crea uno spazio di socializzazione dentro il quale il ragazzo esce da una soggettività competitiva, isolata, e entra in un ambiente dove la socialità, il condividere le cose, l'elaborarle insieme diventa automatico. Quindi la scrittura collettiva non è una mera tecnica per imparare a scrivere, perché hai presupposti di un ambiente nel quale già hai delle regole ben condivise, dove esistono i ruoli, dove il ragazzo sa cosa vuol dire il momento dell'ascolto, il momento dell'agito, e di conseguenza è ovvio che noi fondamentalmente, anche già dalla tenera età, anche coi bambini della scuola dell'infanzia, creiamo un contesto dentro il quale matura un cittadino attivo e capace di prendere, cioè non è solo un problema di coscientizzazione, ma proprio di, oltre alla presa di coscienza, la capacità di interagire con gli altri.
Allora, un'ultima domanda, in poche battute, anche se ovviamente è complesso ridurre, no, l'esperienza di Don Milani a pochi secondi. Cosa resta o cosa potrebbe restare ancora di attuale della provocazione che tu hai vissuto, di cui tu sei stato protagonista mezzo secolo addietro quando eri piccino? Ma guarda, io credo che mai come oggi Don Milani è attuale, certo. Se uno volesse applicare il metodo rigido di allora, ovviamente è fuori luogo, perché già il soggetto, l'allievo, il nativo digitale non è la stessa identità collaborativa, no? Cioè, molte cose che nascevano dal contesto sociale del mondo contadino di montagna, no? Che la complicità educativa era un presupposto innato, spontaneo. E oggi tutti questi presupposti, considerando che i bambini vengono affidati alla Tata, no? Display fin dalla più tenera età, che non vivono quelle socialità che vivevano una volta, che non vanno in strada, che non esiste più l'aia del contadino dove si fanno tante attività insieme, è ovvio che la scuola, che sta diventando l'unico luogo di socializzazione, queste cose le dovrebbe strutturare proprio come momento educativo.